Allora, volevo chiederle, c'è una trade union, una persona che sarà sempre presente con un ruolo comunque cruciale ai vostri momenti di approfondimento, ai webinar, vero? Sì, abbiamo scelto di chiamare il professor Panizzolo, che noi conoscevamo già perché ci aveva seguito su un percorso di Lean Production qualche tempo fa e che ci aiuterà a riportare tutto il linguaggio istituzionale o meno sulla digitalizzazione al livello delle nostre imprese, quindi delle piccole imprese, adatterà tutti questi webinar alle nostre piccole imprese. Perfetto, quindi questo è un elemento fondamentale che riesce ad aiutare, sì, come semplicizzare le cose, eccetera. Lei lo diceva un po' fuori onda, ci vuole tempo, ci vuole pazienza. Sì, ci vuole tanto tempo, noi siamo quindi sempre non state farsi abituate. Venire l'angoscia perché uno segue il corso, no, non bisogna così, pensare di fare tutto subito, bisogna programmare bene, bisogna avere vicino dei fornitori, delle persone che ci aiutano in questo, che progettano insieme questo passaggio e che si adatti molto alla propria impresa. Ogni impresa è diversa, quindi digitalizzare non è uguale per la mia impresa piuttosto che per un'altra. Ecco, ingegnere Lazzarin, voglio chiedere un po' a lei, ma la sua domanda poi la girerò anche al suo collega. Siccome si è parlato tanto in questi giorni anche di un salto di qualità nel mondo del lavoro, evitando e cercando di ridurre il più possibile gli incidenti che possono capitare anche nel settore della meccanica e metalmeccanica, secondo lei, work in progress, potrebbe essere che la digitalizzazione aiuta anche ad evitare delle situazioni in cui si può incappare, che possono essere dannose per il lavoratore? Assolutamente sì, nel senso che uno dei nostri, diciamo, prodotti di punta, che è denominato AVMS, è proprio una soluzione che, diciamo, mira a pianificare e, diciamo, a gestire, per così dire, le persone, quindi gli operatori all'interno dello shop floor produttivo, quindi all'interno dell'azienda, considerando, come dicevamo prima, le skill, ma considerando anche e soprattutto tutte quelle che sono i rischi e le limitazioni degli operatori. Quindi questo è esattamente un esempio, diciamo, di tecnologia che permette di ridurre il rischio di infortuni e ridurre tutti i rischi e mettere in sicurezza appunto le persone e gli operatori all'interno della fabbrica. E questo per noi è un caposaldo fondamentale ed una delle cose che ci contraddistingue. Quindi qualità del lavoro. Sì, esattamente. Diciamo che con questi strumenti è possibile quindi non solo andare, diciamo, a incrociare e matchare quelle che sono le competenze, le limitazioni fisiche delle persone con appunto le mansioni e quindi le limitazioni legate alle mansioni, ma è anche possibile monitorare tutte quelle che sono le visite, tutte quelle che sono, diciamo, le dotazioni di dispositivi di protezione individuale, tutte quelle che sono le formazioni anche in ambito salute e sicurezza, e quindi e di tracciare anche tutti quelli che sono, diciamo, i suggerimenti della persona in area produttiva per migliorare il proprio lavoro. Quindi è per questo che diciamo che le persone sono al centro, nel senso che non è, diciamo, un'imposizione dall'alto, certo, diciamo, l'organizzazione è imposta, ma è un'organizzazione in cui l'operatore diventa una parte fondamentale, diventa una persona che dà i propri input al fine di migliorare il lavoro, anche e soprattutto direi in termini di sicurezza e qualità degli ambienti produttivi. Grazie ingegnere. Ingegnere Luca Barbazza, lei cosa ne dice a questo riguardo? Beh, sicuramente la sostenibilità, termine che ultimamente va molto in voga, sì, chiaramente incorpora anche la necessità di tutelare i lavoratori, sia dal punto di vista della sicurezza fisica, ma anche del luogo di lavoro, e quindi il luogo di lavoro sempre più energeticamente friendly, e quindi meno emissioni, più salubri, più salutari. Tutto questo fa parte della tutela del lavoratore, e la tecnologia ci aiuta. Abbiamo perso il collegamento, aiutaci, aiuta sul più bello, vediamo se riusciamo a recuperarlo. Aggiunga lei, aiuta, è fondamentale la tecnologia a questo punto. Ha parlato di sostenibilità, è una cosa interessante perché effettivamente non l'avevamo tenuto in conto, però adesso... Idonea. Eccolo qua che abbiamo recuperato. Sì, prego ingegnere. L'abbiamo perso sul più bello, ci aiuta, diceva la tecnologia, ci aiuta in che cosa?
ci aiuta sia, come dicevo, a sensorizzare, appunto, a monitorare e sensorizzare le operazioni da parte degli operatori in modo tale da prevenire situazioni critiche, ma anche a monitorare gli ambienti di lavoro in maniera tale da garantire ambienti di lavoro salutari e quindi qualità dell'aria idonea, rumori idonei, carichi, movimentazioni idonee e quindi, appunto, come è stato detto più volte, mettere al centro il lavoratore per rendere il lavoro sostenibile. C'è disponibilità, c'è curiosità, c'è voglia di fare questi passaggi, che sono comunque passaggi importanti, graduali, come diceva anche la Presidente in studio, necessari però. Più da parte dei giovani, secondo lei, o anche da parte delle generazioni che hanno magari creato l'azienda stessa, quindi sono un po' più anziane? La tecnologia oggi per i giovani è una parte fondamentale della vita. Chi è nato in questi anni nasce con lo smartphone e nasce con una mente digitale. Quindi deve essere integrata all'interno della vita lavorativa di tutti i giorni. Deve essere, perché non può restare solo fuori, ma deve entrare anche dentro con i modi opportuni. Il rischio che secondo me a cui stiamo andando incontro è anche quello che ci sia troppa tecnologia e troppo male utilizzata. Con l'abuso di social, lo vediamo in moltissime circostanze. Quindi la cultura è la cosa più importante, e quando intendo cultura intendo lo studio. Studiare ed essere, avere una mente, certo, innovativa, tecnologica, digitale, è importantissimo per non utilizzare gli strumenti che poi ci verranno dati sia in ambito quotidiano, ma soprattutto nella vita lavorativa, nel modo migliore, non in un modo errato, che poi andrebbe chiaramente a ridurre o ad annullare i vantaggi che poi potremmo avere da questa tecnologia. Assolutamente. Ecco, Presidente, grazie molto, Ingegnere. Un giusto equilibrio è fondamentale, perché è vero, se no ci si snatura, perché per esempio i giovani già vivono nella tecnologia in un ambito completamente avulso del nostro, però bisogna avere un'integrazione, né uscire, che il lavoro esca completamente dall'ambito tecnologico, ma si deve integrare in modo congruo, in modo da lasciare anche la componente umana che esista. Assolutamente, perché sì. Perché se no si perde il senso. Siamo artigiani, quindi noi ci mettiamo sempre le mani nel nostro lavoro. La tecnologia ci sta aiutando tantissimo e ci aiuterà in un futuro, perché, come diceva il mio collega, i giovani sono il nostro futuro e loro sono molto più propensi alla digitalizzazione rispetto a noi e a chi mi precedeva. E quindi è giusto che ci sia sempre un giusto compromesso tra il fattore umano e il fattore digitale. Diciamo però così. Come le dicevo, quando avete anche voi nella vostra azienda, lo raccontavo un po' di introdotto, certe tecnologie, perché siete ancora in corso di diciamo così, digitalizzazione, non è stato un colpo, insomma, è stato un approccio al momento, c'era timore, no? È normale. Sì, è normalissimo. All'inizio tutto quello che è nuovo e che va a mettere le mani, diciamo così, nel lavoro di ogni operatore viene visto con un po' di paura, diciamo così. E poi noi di solito nella nostra azienda almeno parliamo sempre e decidiamo insieme ai nostri dipendenti tutti i percorsi che intendiamo fare e come intendiamo crescere, e quindi basta spiegarsi e basta far capire che non è un programma, un software che ti va a controllare come lavori, ma ti aiuta nel tuo lavoro, è molto diverso. Questo è fondamentale, e magari ti può anche far risparmiare del tempo, senza dubbio. Assolutamente, e soprattutto lavori meglio. Esatto, questa è un'altra cosa importante. Allora, ricordate, chiedo alla regia, si mette nuovamente in onda il video, che così, che un po' riassume un po' tutto quello che si è detto in questo tempo di trasmissione. Quindi lo vediamo adesso insieme. Vuoi digitalizzare la tua azienda? Confartigianato Imprese Padova propone un ciclo di webinar a tutte le officine meccaniche che intendono innovare i propri processi produttivi. Grazie alle indicazioni di esperti in gestione dati e industria 4.0, potrai conoscere quali sono le nuove tecnologie da implementare nella tua impresa per essere più competitivi sul mercato. Iscriviti ai nostri webinar gratuiti visitando la sezione eventi del nostro sito. Ti aspettiamo!
Perfetto, questa è la speciale meccanica, quindi tutto dedicato alla meccanica, come diceva anche la Presidente, sarebbe bene seguirli uno dopo l'altro sostanzialmente. Le date sono il prossimo, immediato, subito, lunedì 17 maggio, ore 18.30, previa iscrizione su www.confartigianatoimpresepadova.it. Il secondo webinar, eccolo qua, vediamo la nostra slide, sarà invece martedì 25 maggio alle 18.30 e il terzo webinar invece si terrà martedì 8 giugno sempre alle ore 18.30 con un coordinatore che professor Roberto Panizzolo, che aiuterà anche a tradurre in termini comprensibili quella che potrebbe essere la dialettica tecnologica sostanzialmente. E quindi è possibile anche far domande, insomma, sì, interagire. Sì, di solito quando facciamo dei webinar viene fatto un'ora circa, adesso vedremo, in cui la persona di riferimento ci spiegherà come funziona e alla fine viene sempre lasciato del tempo per fare domande, fare esempi concreti, insomma. Perfetto. Dopo, se però un'azienda reputasse necessario fare degli approfondimenti ulteriori, eccetera, attraverso Confartigianato Imprese si può entrare a contatto con i professionisti per fare il passo ulteriore, perché poi a volte non è che basta un corso e tutto, no. Quello è un po' una spinta. Il corso serve a far capire dove si può arrivare. Poi, ovviamente, grazie a Confartigianato si potranno contattare più imprese e capire cosa si può fare nella propria azienda. Allora, il sistema comunque delle officine meccaniche è bello nutrito di tante aziende. Quante hanno fatto il passaggio? Non si conosce ancora il numero? No, non lo sappiamo ancora. È una delle cose che stiamo cercando di sondare per capire chi ha già fatto il passaggio alla 4.0, come si dice, e chi invece sta affrontando questo nuovo percorso. Infatti questo è anche molto interessante, perché poi ci sono tante start-up anche che hanno ottenuto, sì, dei finanziamenti, dei sostegni, stanno crescendo, sono ex start-up, insomma sono cresciute negli ambiti però più disparati, per cui, sì, potrebbe anche essere che alcune devono farlo, oppure magari non è necessario farlo perché sono in ambiti particolari e del tutto strategici. Giusto. Allora, Presidente, la ringrazio. Grazie. I nostri interlocutori di essere stato qui con noi, con la ingegneri che sono, ci hanno a supportato. Voi. Grazie a voi, buon lavoro naturalmente e buoni webinar. Grazie. Grazie di nuovo. Grazie. Allora, con questo chiudiamo il nostro approfondimento, la nostra trasmissione. Io vi lascio e vi ricordo naturalmente, visitate il sito di Confartigianato Imprese Padova, così trovate tutte le informazioni del caso e iscrivetevi ai corsi, a questi, chiamiamoli così, corsi che si tengono online, perché sono molto comodi, visto anche l'orario, non occorre neanche muoversi dalla propria sede lavorativa o dalla propria abitazione. A presto, buon proseguimento.